umiliati per la decima, ventesima, trentesima volta in fila. No, raga, basta. Non tipo più Brescia. Cioè, raga, non è possibile. Cioè, dopo la figuraccia che hai fatto col Como, ti prendi non 5 pere, raga, stai per prendere 4 pere dal Perugia. Dal fottuto Perugia. Cristo il Dio. Non è possibile. Uno stava giocando oggi. Uno di 11 stava giocando. Perché al 20° minuto è stato pure espulso Karacic. Cioè, raga, io non ho più parole. L'unico che stava giocando chi era, secondo voi? Rodriguez. E anche i nuovi arrivati un po' hanno fatto il loro da fare. Ma non è possibile. Non è possibile, raga. Cioè, io non me ne capacito di come cazzo facciamo a perdere 4-0 col fottuto Perugia. Non è possibile, cioè. Ora, complimenti alla squadra perché ha fatto una partita superiore alla nostra. Ma non è possibile che non abbia manco noi detto la nostra. Io, raga, le pagelle. Per questa partita la salto. Le salto. Perché sarebbero tutti da 4. Tranne Rodriguez. Perché si prende il 7 Rodriguez, raga. Io avrei dato un 7 a Rodriguez. A Bjorkengren 5,5. Poi a Liskovski 6. A Drenacci 4. Voi direte perché 4? Ma solo ha preso 4 pere. Quindi perfetto. Vabbè, avrà fatto qualche parata. Ma 4 pere le ha prese. Quindi, ecco. Io, ragazzi, è veramente boh. Non ho parole. Fino alla fine forse Brescia, naturalmente. Ma adesso, ragazzi, la Serie C inizia a farsi sentire molto più vicina, raga. Quindi, Clotet, te vaffanculo. Celino, fanculo. Quello là è la vostra direzione. Il vaffanculo. La bacio. Celino, raga, sta rovinando questa squadra e niente. Cioè, io, raga, spero almeno contro il Perù. Adesso il Brescia, dopo, non mi ricordo adesso con chi gioca, credo col Modena. Figa, ma dopo solamente quello che hai fatto, come devi andarti a Perugia a mangiare il campo? Porco Diaz, raga, cioè non è possibile, però 4 pere, io non mi capacito veramente, raga. Lasciate un like, iscrivetevi e fino alla fine forza la Leonessa. Per sempre, ma anche nella Serie D. Ma io, quando fanno le partite di merda, mi continuo a lamentare. Detto questo, bella.